Oggi prepariamo la peperonata saporita e seitan. Vediamo subito quali ingredienti ci servono. 2 peperoni rossi e 2 peperoni gialli, 300 g di seitan e 3 foglie di alloro, 500 g di polpa di pomodoro, 3 cucchiai di capperi dissalati, 1 cucchiaino di origano, 8 foglie di basilico e una patata e un cucchiaio di erba cipollina. Come prima cosa mettete a dissalare i capperi in una ciotolina con dell'acqua per 2 o 3 ore. Adesso iniziamo con la preparazione. Mettete la polpa di pomodoro in una capace pentola, così. Poi le foglie di alloro, l'erba cipollina. L'origano e i capperi dissalati. E lasciamo cuocere per 5 minuti e insaporire. Abbiamo sgusciato la patata e l'abbiamo tagliata a cubetti. E ora tagliamo a pezzetti anche i peperoni. Ovviamente li priviamo dei semi interni del picciolo. Versiamo le nostre verdure nella pentola. Eccole qua. Amalgamiamo bene e portiamo a cottura. Quasi ultimata, aggiungiamo il seitan. Il seitan non ha bisogno di una grande cottura, quindi noi possiamo semplicemente tagliarlo a filetti in questo modo, aggiungerlo alle nostre verdure e profumiamo con il basilico fresco. Bene, la ricetta è pronta, non ci resta che servirla accompagnata da del riso basmati. Buon appetito, ci vediamo alla prossima. Ciao!